È stato uno dei punti oggetto del tavolo al Viminale col Ministro dell'Interno, dove noi sindaci, dico noi sindaci perché il tema dei parcheggiatori abusivi non è un tema solo napoletano, abbiamo posto tra i vari temi la maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio, l'abbiamo chiesto ai nostri prefetti, l'abbiamo chiesto al Ministro dell'Interno, alla presenza del Vice Ministro, dei Sottosegretari e del Capo della Polizia. Poi ci sono vicende singole che vanno affrontate anche con le dovute indagini, come quella che è oggetto di inchiesta già da tempo e prima ancora del filmato delle Iene, che è quello che è stato ripreso in una zona di Napoli vicino all'ospedale Loreto Mare. Là c'è l'impegno nostro sul quale stiamo facendo un grande lavoro, non solo a punire, individuare e punire responsabili, ma anche di stare vicino a chi investe in modo legale e corretto nella nostra città. Non è che si possa pensare che siano i sindaci che risolvono i problemi dei parcheggiatori abusivi. Là c'è un vuoto innanzitutto legislativo, perché non è un reato fare il parcheggiatore abusivo, quindi forse l'ordine e magistratura hanno un problema effettivo. Sono spesso nullatenenti, quindi il tema delle sanzioni economiche non funziona. Io a Napoli ho messo in campo insieme alla Giunta un'azione che secondo me a medio termine, ma già cominciando da qui a breve, può produrre dei risultati, cioè quello di affidare progressivamente le aree della nostra città non solo all'azienda Napoli Park, che non ce la fa da sola, ma con un bando a evidenza pubblica anche ad associazioni, comitati, cooperative che insieme gestiscono pezzi di territorio. In questo modo gli introiti si dividono a metà, aumentano gli introiti per il pubblico, si crea lavoro e si sottraggono pezzi di territorio a occupazioni prepotenti e illegali, perché qua non è tanto il fenomeno tra virgolette del parcheggiatore abusivo, diciamo, che c'è da sempre, diventa insopportabile quando c'è un'occupazione prepotente e criminale del territorio, e questa è una cosa inaccettabile. Ecco perché abbiamo posto il tema anche al Ministro dell'Interno, sia io come Napoli, come città di Napoli, ma anche tantissimi altri sindaci. È un fenomeno che rischia di andare in espansione.